The New Stories. La tua informazione libera. Giovane insegnante di sostegno, Courtney Fannon, di 29 anni, si trovava all'ottavo mese di gravidanza quando è stata colpita da una dolorosa tragedia nella Kendall Elementary School di New York. Secondo quanto riportato nella pagina GoFundMe, creata per raccogliere i fondi per il funerale e sostenere le spese del coniuge, la donna avrebbe mandato un messaggio al marito dopo una lunga giornata di lavoro, per poi accasciarsi a terra. Nonostante il trasporto in ospedale, la corsa disperata non ha avuto un lieto fine. Courtney è stata dichiarata morta in ospedale. La donna aspettava sua figlia, Adley Jay, la cui nascita era prevista fra 4 settimane. La scuola, contattata da Nexstar Rock, ha dichiarato che al momento dell'accaduto non c'erano bambini presenti nella struttura. La causa del decesso non è stata resa nota. Courtney era un instancabile insegnante di sostegno che dedicava con passione e gioia ogni giorno ai suoi studenti. Quando non era in classe a condividere il suo amore e il suo talento nell'insegnamento, si poteva trovarla per i corridoi con un sorriso e un saluto amichevole. Ha ricordato la scuola in un comunicato. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.